È un'isola o un continente? Non è facile dare una definizione dell'Australia, di queste immense distese desertiche di cui l'uomo non occupa che una minima parte. In Australia la densità demografica è sempre stata modesta. Agli aborigeni si aggiunsero, a partire dal XVIII secolo, i coloni europei. Persino gli aborigeni sono da considerarsi una presenza recente, se paragonati all'ineffabile lucertola con la gorgiera, l'indescrivibile mostro australiano chiamato con l'appropriato appellativo di drago. Questo piccolo drago, lungo appena 90 centimetri, è effettivamente un rettile. Un sauro del tutto particolare, un fossile vivente che non nasconde delle qualità circensi. Un po' Charlie Chaplin, un po' equilibrista, si arrampica, corre, sa fare di tutto e va sempre di fretta, nonostante la sua venerabile età geologica. Scusandoci, ci accomiatiamo dal drago. Abbiamo un appuntamento con un personaggio importante, il canguro, simbolo del paese. Alto come un uomo, può raggiungere il 1,80 m di altezza e il quintale di peso. Questo animale, se si escludono gli zoo, vive solo in terra australe e nelle isole vicine. I maschi amano praticare la boxe, sport cui si dedicano con passione e in cui eccellono. Gli incontri si svolgono senza esclusione di colpi. Si percuote l'avversario con ogni mezzo, mani, piedi e ciabattate. Questo marsupiale ha gli arti posteriori e la coda eccezionalmente sviluppati, che gli permettono di spostarsi rapidamente con grandi balzi. Eppure, appena nato, il canguro misura 3 centimetri scarsi. Il neonato, aggrappandosi alla pelliccia materna, si arrampica fino alla borsa protettrice, dove rimane per tutto il periodo dell'allattamento. Sfortunatamente per la madre, il piccolo, crescendo, non perde questa abitudine e pretende di viaggiare comodamente facendosi trasportare. La faccenda si complica nel raro caso in cui i piccoli siano due e si ostinino a infilarsi nella tasca portafoglio materna. Che disordine! Spunta una testa, poi una gamba, poi un'altra testa. Eroica figura materna quella di mamma canguro, che nonostante il pesante fardello e l'evidente scomodità, avanza procedendo con il marsupio colmo. Avete visto il classico canguro, il canguro simpatico, quello più conosciuto ed amato, che fa dei salti entro i limiti della norma. Ma ne esiste un'altra specie, il canguro arboricolo, detto Dendrolagus. Questa specie vive esclusivamente sugli alberi ed è affetta da tic incessanti. A prima vista si direbbe che la ragione sia da imputare alle formiche o alle api che lo perseguitano senza dargli tregua, ma assolutamente no, non è affatto così. Il povero canguro Dendrolagus è fatto così, nervoso, indignato per principio, esasperato per natura, geneticamente maniaco. Con i sensi sempre allerta, compie movimenti inconsulti per istinto, cammina nevroticamente, salta anche da un'altezza di 18 metri.
Ed eccoci ritornati alla calma, alla tranquillità assoluta, alla serenità totale, al regno della misura, della gentilezza, al paradiso perduto, l'universo del koala. Ah, il koala, instancabile dormiglione, che ama sonnecchiare tutto il giorno. Il piccolo koala, del peso di appena 5 grammi, che viene portato con delicatezza dalla madre nel marsupio o sul dorso per 6 lunghi mesi. Il koala è una specie protetta dagli australiani, che lo considerano la luce dei loro occhi. Nel suo sguardo c'è tutta la dolcezza del mondo. Come potremmo fare a meno di questo adorabile, tenero, piccolo marsupiale? Sarebbe come privare un bimbo del suo orsacchiotto di peluche. Inconcepibile. Il martin pescatore d'Australia è senza dubbio un uccello molto distinto. Unica pecca la sua naturale predisposizione per il bel canto. Durante la stagione degli amori, infatti, il martin pescatore canta, o almeno crede di cantare. Che volete farci? Sull'amore non si discute. Il dingo è un sopravvissuto. È stato sterminato dagli allevatori australiani. Ha subito la stessa accanita persecuzione del coyote negli Stati Uniti. Viene chiamato anche cane selvatico. Ha il pelo giallastro che si intona con i colori del terreno australiano ed è l'unico carnivoro non marsupiale dell'Australia. Non è un animale pericoloso per l'uomo, ma si pensava che rappresentasse una minaccia per il bestiame degli allevatori a causa della voracità e del continuo vagabondare alla ricerca di prede. Una specie che è stata massacrata prima di venire studiata. Oggi si sa che i dingo sono necessari, indispensabili all'equilibrio ecologico. Il dingo, infatti, è l'unico animale che possa porre un freno alla delirante proliferazione dei conigli australiani. Da che mondo è mondo, il cane selvaggio e il coniglio sembrano essere uniti dal destino. Osservate, il dingo usa una tana per farsi la cuccia e dare alla luce i suoi piccoli, il cui numero può variare da 4 a 5. Inaddomesticabile, fedele alla sua natura selvaggia, almeno quanto il lupo, il dingo si ciba di quello che trova: piccoli canguri, pecore e conigli.
Questo cane giallo ha una speciale predilezione per i conigli, che caccia con grande abilità e uccide spezzando loro le vertebre. Quando c'è sentore di selvaggina, la famiglia si raduna al completo ed invade la tana. È un festino straordinario che gli aborigeni hanno sempre considerato alla stregua di un rituale e che oggi i bianchi stanno imparando a rispettare. Già 10.000 anni fa gli aborigeni avevano compreso l'utilità del dingo. Non così l'uomo bianco, ingannato dalle sue paure. Così, sterminando senza criterio la minaccia inesistente rappresentata dal dingo, se n'è creata una reale, l'invasione incontrollabile dei conigli australiani. Somiglia ad un cane, anzi, scusate, ad una volpe. È il pipistrello australiano. Osservate bene il muso dalla forma appuntita, la pelliccia rossiccia, lo sguardo penetrante. Ricorda proprio una volpe, ma è solo un'apparenza. Guardate le ali, le ampie ali che quando il grande pipistrello australiano plana evocano la maestà regale dell'aquila. L'apertura alare, infatti, supera il metro e mezzo. Sono di gran lunga i più grandi pipistrelli esistenti al mondo. Possono arrivare a percorrere fino a 80 chilometri per raggiungere le foreste di eucaliptus in fiore. Ma l'ammirazione per tale abilità ed eleganza lascia ben presto lo spazio alla repulsione, soprattutto quando i pipistrelli ripiegano le ali avvolgendole intorno al corpo e si appendono a testa in giù, dondolando dai rami degli alberi. Drappeggiate nel nero mantello, queste creature preumane evocano sinistre visioni. Suggestioni più che giustificate se si pensa che parti della fantasia dell'uomo, come Dracula e i vampiri, sono stati ispirati proprio dall'osservazione di questi mammiferi volanti. Ali che battono, membrane che sembrano disseccate, una pelle che pare gomma gualcita. In effetti, i pipistrelli hanno molta cura delle loro ali elastiche, che ungono spesso con il grasso prodotto dalle ghiandole poste sopra il collo. Ali impermeabili alla pioggia che fungono da ventaglio quando il sole è troppo forte. Creatura delle tenebre, il pipistrello incute timore da sempre. E tuttavia si nutre esclusivamente del nettare dei fiori e di frutta. Un altro particolare di questo animale, che ricorda l'uomo, sono le mani. Le mani dalle dita nere di cui dividiamo il disegno delle falangi. I pipistrelli vivono in gruppo e formano degli stormi, costituendo una facile preda per le aquile che piombano in picchiata su tanta abbondanza. Il pipistrello non è solo un predatore, ma anche una vittima.
Questo essere di cui l'uomo diffida fin dalla notte dei tempi è un amante di gran classe. I maschi si battono con accanimento per conquistare l'amata, duellano evitando tuttavia di ferirsi gravemente. Si amano danzando, corteggiandosi garbatamente per poi unirsi, come fanno tutti gli animali del mondo. Il pipistrello non eccede, vive con misura. Dall'unione nascerà un solo piccolo. Il neonato è dotato di denti da latte uncinati e di uncini supplementari, situati sotto agli artigli delle dita particolarmente sviluppate, che gli consentono di agganciarsi alla madre. Il pipistrello è una creatura angolosa, piena di asperità, priva di rotondità, spinosa, una geometria spezzata. Gran parte dello scheletro del pipistrello è esposto, rivestito da scarne membrane trasparenti. Attenzione al piccolo che, lasciata la presa, cade dal ramo. Le lucertole non sono certo schizzinose, le storie di vampiri le lasciano completamente indifferenti. È vero che la lucertola australiana, il varano, non teme niente. È complice dei pipistrelli da lungo tempo. Stiamo per assistere alla partenza di un branco di pipistrelli giganti. Un vero e proprio esodo, la migrazione di un popolo. A volte gli stormi possono arrivare a contare più di 500.000 individui. Lo chiamano il principe reggente, ma il suo vero nome è l'uccello giardiniere. Il bell'uccello galante che si prodiga in mille squisite attenzioni per compiacere la principessa nella speranza di essere ricevuto. Tuttavia, i doni più munifici che riesce a rimediare non sono altro che sassi. Invece di mazzi di fiori, regala alla sua amata sacchi di pietre, a decine. Ed eccolo mentre tappezza, o meglio lastrica, il palcoscenico con un'incredibile profusione di pietre di vario tipo e colore. Questo innamorato spalatore non risparmia gli sforzi.
D'altra parte è molto più bravo a seminare pietre che a ballare. Quando balla è un po' goffo, nonostante tenti di conservare un'aria distinta. Non possiamo congedarci dall'Australia senza rendere visita all'uccello lira, denominazione che gli calza a pennello, data la coda a forma di lira. La danza d'amore di questo volatile è celebre, un balletto seducente, un miracolo, un prodigio della natura, soprattutto quando le piume, sapientemente disegnate, si alzano delineando, scolpendo lo strumento caro a poeti, cantori e trovatori. Conscio del suo fascino, l'uccello lira si produce in una danza leggiadra, muovendo sapientemente le piume. Più che un rito amoroso, si direbbe uno spettacolo raro che mette in scena una volta all'anno. Con la sua danza ipnotica, miete conquiste una dopo l'altra. Gli aborigeni dicono che chi ha avuto la fortuna di assistervi vivrà felice per mille anni.